lì. Psicologia. Tedesco e spagnolo. Greco. Fisica. Ehi, Ludovica! Ciao, Mattina! Ciao! Ma cosa stai facendo? Lavoro, sotto banco. Ma no, Mattina! Sotto banco, con la chiocciola! È il nome del nostro giornale online del Liceo Jacopo Natoli. Siamo una redazione di giovani studenti apprendisti giornalisti che, aiutati dal prof, pubblichiamo articoli, gallerie fotografiche, interviste e video. Wow, ma che distratta, è vero? Dove si trova? Lo puoi trovare sul sito ufficiale, ma anche sui social come Twitter, Instagram e Facebook. Davvero un must! Facciamo incontri con esperti, uscire delle prove di redazione. L'anno scorso siamo persino stati a Sacca Rubra della RAI e alla Camera dei Deputati a Roma. Da seguire assolutamente. E questo è solo uno dei nostri progetti di Liceo Jacopo Natoli. Andiamo a scoprirne altri. E poi, per chi ama cantare, c'è anche il coro del nostro liceo Jacopo Natoli. Un coro che ha un repertorio che spazia da musica contemporanea a musica antica. E inoltre si esibisce in eventi scolastici e non solo. Ah, è vero, li ho sentiti cantare in occasione delle giornate FAI. FAI? Ma che cos'è questo FAI? Il Fondo Ambiente Italiano, no? Diventiamo una sorta di apprendisti ciceroni, ovvero delle guide turistiche, e spieghiamo le bellezze artistiche di Tori. Ah, un'occasione davvero preziosa per conoscere meglio le bellezze del nostro territorio, e non solo. Esatto, da qualche anno qui al liceo abbiamo la possibilità di fare le Olimpiadi del Patrimonio, ovvero una gara nazionale per gli storici dell'arte in erba. Guarda, Martina, che ci sono anche le Olimpiadi di Italiano e di Matematica, un modo perfetto per approfondire divertendoci però. E non solo, abbiamo la possibilità di esercitarci in diverse materie attraverso lo sportello mattutini e pomeridiani. E ci sono anche le certificazioni linguistiche con cui poter migliorare le nostre conoscenze di lingue straniere europee e fare gli esami direttamente qui a scuola. Vero, Martina, è un'occasione davvero interessante per chi come me ama le lingue e ama viaggiare, ed inoltre è un'occasione utilissima per l'università e il mondo del lavoro. Eh già, ma non ti scordare neanche il corso pomeridiano CDL, la cosiddetta patente internazionale del computer. Direi ottimo per lo studente moderno. E il liceo ci accompagna per mano verso il futuro che ci attende, sia pensando agli studi, ma anche al lavoro, con i percorsi per le competenze da sforzare e per l'orientamento. Grazie a questi possiamo svolgere degli stage nelle aziende e negli studi dei professionisti, ma anche di riuscire all'università. E tu, Martina, per esempio, dove hai fatto il tuo stage? Io al Dipartimento di Fisica e Geologia di Perugia. E tu? Io, oltre che nella redazione di sottobanco, l'ho fatto anche all'ufficio turistico del comune di Todi. A proposito di stage, come dimenticarsi quello del terzo anno in cui andiamo in un paese anglofono e siamo immersi in una settimana non stop di lingua inglese? Già, un'esperienza molto divertente e soprattutto unica. Come le gite e il viaggio di istruzione di tutti i 5 anni, come ad esempio lo stage naturalistico del primo, o la visita a Siracusa del quarto, e infine la gita in una città europea del quinto anno. Comunque, Martina, stavo pensando che frequentare il liceo è davvero un'esperienza unica. Si studia molto, eppure non ci si annoia mai. È vero, pensa che abbiamo l'opportunità di entrare fisicamente in ciò che studiamo, con i venerdì del liceo, degli appuntamenti fissi dove approfondiamo tematiche attuali, o il caffè filosofico, dove abbiamo l'opportunità di esprimere i nostri pensieri su di noi e sul mondo. E pensa invece agli spettacoli teatrali proposti dai prof. Però non dimenticarti che spesso gli attori siamo noi. Questo grazie al laboratorio teatrale, che ci permette di far parte di una vera e propria scuola teatro e a fine anno, presso il Teatro Comunale di Todi, di mettere in scena uno spettacolo in cui i protagonisti siamo noi.
Eh già, ma questo non solo in questo modo, anche con le notti bianche del liceo o le notti nazionali del liceo classico, dove possiamo esprimere la nostra creatività recitando, cantando, insomma, possiamo fare di tutto. Un pieno di energia. Non ci facciamo mancare poi la partecipazione a campionati sportivi studenteschi, come ad esempio la corsa campestre o il calcetto, che ci vede spesso sul podio, come è successo l'anno scorso con la squadra di calcetto femminile, che è addirittura arrivata seconda a livello nazionale. Insomma, delle vere campionesse le nostre ragazze. Mens sana e corpore sano. Insomma, frequentare le classi dei licei accompagnatori non vuol dire solamente andare a scuola, ma vuol dire anche acquisire le chiavi delle porte del nostro futuro. È un'esperienza che dura 5 anni. I 5 anni indimenticabili del liceo Jacopo Dattori.